Ciao a tutti amici di GameSoul, sono Mark e sono con Pasquale qua davanti al booth di Activision, quindi anche a quello di Call of Duty Black Ops 4, che ho provato due volte negli scorsi due giorni. Prima la modalità multiplayer, quindi dominio, qui sullo show floor, e poi addirittura un'oretta passata in compagnia del multiplayer con altri giocatori per capire un po' meglio quali classi vengono utilizzate, quali personaggi si possono utilizzare, le diverse mappe, le diverse modalità. Allora, Call of Duty Black Ops 4, vi ricordo, non ha una campagna single player, ma non è detto che questo sia un punto negativo, perché comunque ha zombies, al multiplayer classico, ha zombies e avrà anche la Battle Royale, di cui sappiamo ben poco. Sappiamo che si chiama Blackout, abbiamo visto un trailer, però tutte le novità verranno probabilmente mostrate durante la Gamescom, perché qua non se ne è parlato molto, si è focalizzato soprattutto sul multiplayer online. Si parla quindi di un Black Ops 4 che diventa più lento rispetto al passato e più lento rispetto a Black Ops 3. Non ci sono camminate sui muri, non ci sono doppi salti, diventa molto più pesante sulle gambe, quindi è un gioco comunque frenetico ma non così veloce. L'unica cosa che potrebbe rompere, diciamo, questa lentezza nel gameplay è il rampino di un personaggio, che permette appunto di raggiungere posti lontani velocemente, però per il resto si tratta veramente di un gameplay lento e ragionato, con delle innovazioni come la possibilità di automedicarsi grazie a dei medikit. Bisogna saperli utilizzare, bisogna sapere quando utilizzarli, bisogna saper trovare un posto dove utilizzarli. Ci sono anche abilità che permettono di utilizzare quando si corre, ad esempio, e quindi tutto ruota attorno a questa nuova modalità in cui bisogna prima pensare e poi agire. Non è più il gioco frenetico in cui salti, spari, magari spari a caso e rischi anche di ammazzare qualcuno. Quindi molto bene, mi è piaciuto molto questo Black Ops 4. Spero che questo sia comunque il nuovo corso di Call of Duty e di Activision in generale. Quindi il fatto che manchi la campagna single player per alcuni giocatori potrebbe essere un malus, però è comunque il futuro. La campagna single player non era neanche molto giocata dai giocatori di Call of Duty, quindi forse è meglio così che se ne sia andata. Vi invito a leggere l'anteprima integrale sul nostro sito, GameSoul.it, e vi saluto. Ciao!